Intanto qua vediamo Silvestri, partenza sprint la sua quest'oggi, era partito davanti a tutti e adesso lo vediamo, è lì in compagnia con Falaschi. È partito un po' troppo fuori giri forse Silvestri, perché... Ma no, Silvestri è la sua classica partenza sprint, tanto è vero che è arrivato quarto anche al mondiale in mountain bike su un giro. Lui è proprio così, è esplosivo al massimo. Adesso non è ancora in una buona condizione, ho parlato anche con lui prima di partire, mi ha detto cerca di recuperare più avanti la condizione, perché dopo il mondiale di mountain bike si è fermato un attimo, quindi ha respirato un po' e adesso pian piano sta crescendo di condizione. Ma a mio avviso penso che sia una tattica della squadra. Vito Titano gli dirà Silvestri, dal momento che sei il più esplosivo in partenza, cerchiamo subito di sfiancare gli avversari per preparare il terreno a Enrico Fransoi, cosa che sta succedendo oggi. Sì, Enrico adesso vediamo che va oramai tranquillo, al suo ritmo, prenderà sempre più vantaggio senza problemi. Sta incrementando il vantaggio. Ricordiamo l'ultimo passaggio, erano ben 26 secondi su un solitario Luca Braidot e ben 36 secondi sulla coppia di testa Silvestri e Bertolini. Silvestri e Bertolini con Silvestri che però abbiamo visto è stato raggiunto anche da Falaschi nel corso di questo terzo giro. Ecco qua Enrico Fransoi con assoluta sicurezza, ricordiamo zona molto legata al ciclocross questa, ma zona molto legata alla bicicletta, al ciclismo, e proprio a qualche chilometro da qui c'è una splendida pista ciclabile, no? La Treviso Ostiglia, sono 110 chilometri di pista ciclabile su quella che una volta era una ferrovia che aveva avuto una storia molto travagliata all'inizio, perché l'idea di fare una ferrovia che collegasse Ostiglia, quindi provincia di Mantova, a Treviso nacque, pensate, addirittura prima della prima guerra mondiale, si pensava che potesse essere utile per una guerra nei confronti dell'Austria, Austria che allora nel 1908 era ancora nostra alleata, ma poi si verificò la prima guerra mondiale, ma la ferrovia non l'avevano ancora iniziata a costruire. La inaugurarono questa ferrovia, la Treviso-Ostiglia, proprio all'inizio, negli anni prima alla seconda guerra mondiale, e durò poco perché naturalmente gli alleati, appena scoppiò la seconda guerra mondiale, bombardarono la ferrovia che aveva uno scopo di trasporto truppe e materiale bellico, quindi venne bombardata, quindi durò pochissimo questa ferrovia, e adesso c'è una splendida ciclabile. Noi torniamo tra qualche istante, sempre qui in diretta da Silvelle, per questa quarta prova del campionato del Giro d'Italia di ciclo cross tra qualche istante torneremo qui per vivere in diretta le fasi di questa gara. Facciamo sedere. Allora adesso di a Bigolino, Luca stai qui, perché Bigolino sta qua tanto. Certo. Ok, poi arriva. Venino ben vicino alla bocca, quando parlo. Parlo? Così mi sono risparmiato l'errore. No, non ti preoccupare. Ok. Sì, ma si sta gestendo adesso, ma ha una marcia in più, solo che purtroppo però non riesce a competere. 45 sono i secondi ora di vantaggio nei confronti del portacolore del gruppo sportivo forestale Luca Braidot, mentre sono vicini i 4, attenzione, 53 secondi per gli altri 4 che inseguono
Gentili spettatori, eccoci tornati in diretta da Silvelle di Trebaseleghe per la quarta prova del Giro d'Italia Ciclocross. C'è un uomo solo al comando, lo vedete inquadrato in questo momento con la regia di Nazareno Balani, Enrico Franzoi. Ha un vantaggio quando sta per iniziare il quarto giro di 42 secondi su Luca Braidotta e poi un gruppetto che è in lotta per il terzo posto composto da Silvestri, Tabacchi, Bertolini e Samparisi. Poi abbiamo visto nell'inquadratura più recente anche un Matteo Trentin, l'unico stradista di spessore che sta partecipando a questa prova del ciclocross. Intanto in postazione ci ha raggiunto Riccardo Bigolin perché questa gara è in memoria di Armando Zamprogna. Armando Zamprogna, grande braccio destro di Sella Italia, no? Sì, buongiorno a tutti, è sempre un'emozione essere qui con voi a Silvelle. Armando per noi è stato un collaboratore preziosissimo, è stato per me un secondo papà, è stato il papà del ciclocross, lo è ancora. Prima sono stato a salutarlo in cimitero e c'era una frase che credo che chi l'abbia scritta è la verità, cioè rimarrà il ricordo nel cuore delle persone che ti stanno nel cuore. Credo, Armando, che oggi tutti quanti abbiano dimostrato a te di essergli veramente nel cuore e non solo perché sono appassionati di ciclismo, ma perché ti volevano bene. Insomma, nel corso di una vita si semina bene e poi il ricordo rimane imperituro, no? Credo che questa sia la cosa più bella, cercare di conservare questo tesoro, questo piccolo tesoro, questo grande, piccolo grande tesoro che Armando ci ha lasciato, e cercare di custodirlo nel miglior dei modi assieme al figlio Mauro, assieme a Fausto Scotti, assieme a tutti voi ragazzi che siete qui oggi, e vi ringrazio, cercare di tenere alto il ricordo di Armando e metterci l'impegno per far sì che questo possa continuare. Belle le parole di Riccardo Bigolini. Intanto vedete proprio il gruppo in lotta per il terzo posto con Elia Silvestri, lo vedete in maglia gialla, poi Braidot e poi c'è Gioele Bertolini nello stesso gruppetto. Eccoli qua che arrivano con Silvestri, che in questo momento mi sembra che abbia dato una trenata per fare ulteriore selezione. Ecco qua, ha perso qualche metro Gioele Bertolini. Sono alla caccia loro di Luca Braidot. Luca Braidot che è in seconda posizione. Sì, infatti stanno alla caccia del contrattaccante Luca Braidot, si sta superando anche oggi, grande protagonista in queste primissime prove con ampi margini di miglioramento, ma è chiaro che in questo momento i compagni di squadra di Enrico Franzoi stanno cercando di chiudere proprio su Luca Braidot. E abbiamo visto che il vantaggio di 10 secondi, intanto vediamo un bel passaggio in rallenti. E abbiamo visto proprio che si è di molto diminuito, intanto era Mirko Tabacchi il protagonista del replay prima, si è diminuito il vantaggio che aveva Luca Braidot sugli suoi immediati inseguitori. Intanto Trentin lo vediamo, Matteo Trentin al momento è intorno alla 14ª posizione insieme a Cappone e Marco Bianco. E intanto torniamo con l'immagine su Enrico Franzoi che va a chiudere il quarto giro in solitaria. E beh, bello vederlo pedalare così con grande potenza. Ricordiamo Bigolin, questa gara è stata per anni proprio al vertice del ciclocross mondiale, no? Fino al 1999, poi c'è stata una pausa, nel 2004 c'è stata un'altra gara, poi avete deciso insieme al figlio Mauro Zamprogna di fare rivivere questa gara, quindi dal 2004 si è passati all'anno scorso con la vittoria di Franzoi. Sì, è proprio per questo che è un compito abbastanza arduo da svolgere, perché Armando era un leader, Armando era un grandissimo organizzatore, poverino quando è venuto a mancare ci siamo trovati di fronte a un gap da colmare notevole. È stata più che altro perché il figlio Mauro e assieme a noi voleva tenere alto un po' l'immagine di questa gara che ha visto dei campioni nel passato di spessore mondiale. Noi ci metteremo il massimo dell'impegno, oggi mi sembra che ci sia l'elite qui a correre, vediamo Franzoi che sta facendo la differenza e continueremo a dare il massimo.
Intanto abbiamo visto proprio il passaggio al termine del quarto giro, hanno 52 secondi di ritardo. Intanto sta arrivando la maglia rosa Brian Falaschi, in questo momento il suo ritardo è superiore al minuto, vediamo quant'è, 1 minuto e 20 secondi. Insieme a Paccagnella abbiamo visto transitare Brian Falaschi, maglia rosa. E intanto, allora, per fare chiarezza su quello che sta succedendo in gara, Enrico Franzoi solitario a 52 secondi, Luca Braidot a 56 secondi, Silvestri, Tabacchi e Bertolini che hanno quindi guadagnato tanto, poi Samparisi, Nicola Samparisi solitario a 1 minuto e 07, e poi abbiamo visto il passaggio a 1 minuto e 20 di ritardo di Paccagnella della maglia rosa Falaschi. Ecco che arriva in questo momento Trentin, Matteo Trentin sta arrivando adesso sul traguardo, naturalmente per lui è l'inizio della stagione, una stagione che sarà importante, sempre 14esimo, 2 minuti e 04 il ritardo di Trentin. Sì, non è una grande giornata per quanto riguarda Brian Falaschi, perché non è riuscito a rimanere insieme agli immediati inseguitori, Luca Braidot che è solo all'inseguimento di Franzoi, ma anche con i suoi compagni di squadra Elia Silvestri e Gioele Bertolini. Da segnalare come sempre l'ottima prova di Mirko Tabacchi, anche lui del gruppo sportivo Forestale, sempre protagonista, sempre piazzato, un atleta da ammirare. Intanto abbiamo visto il primo cambio bici, protagonista Giuliani, ed ecco qua altri gruppetti di corridori che transitano sul traguardo, hanno la posizione 17, 18 e 19 in questo momento, e qua con l'inquadratura è Francesco Mozzillo e Falaschi, Brian Falaschi, ricordiamo maglia rosa salda in virtù di 2 successi. Probabilmente non a suo agio completo oggi con il terreno così duro. No, perché oggi sta facendo una grossa performance Enrico Franzoi, quindi penso che ci tenga tantissimo a vincere questa quarta prova, proprio per onorare la memoria di Armando Zabrugna, che è stato il suo scopritore, è stato il dirigente che ha puntato forte su di lui ottenendo grandissimi risultati. Ricordiamo che Enrico Franzoi è stato anche campione mondiale nella categoria Under 23 del ciclocross, quindi un grande atleta. Peccato che si sia un po' smarrito in questi ultimi anni, i primi anni era competitivo con i più forti come Vari Nissa, Albert, Van de Arte, Powers, Stibar, mentre oggi lo vedo un po' in difficoltà quanto partecipa a questi confronti internazionali. Riccardo, pensi che possa ritrovare quella condizione Enrico Franzoi? Allora, ti confermo che Franzoi era grande amico di Armando e ti confermo che Armando aveva grandi aspettative nei confronti di Franzoi. Io credo che sia un pelino sottotono nei confronti degli internazionali, ma da buon italiano ti posso dire che ho la grandissima speranza che lui possa continuare ad allenarsi, ad andare forte in questo modo e a poter avere un margine di crescita, ma credo proprio che ci sarà. Sono convinto anch'io, perché quest'anno sta migliorando, leggermente, ma sta migliorando. Diciamo che vedo dei miglioramenti piccoli, ma quantomeno sono miglioramenti. Se lui ci crede un po' e continua ad allenarsi e ad andare forte in questo modo qua, anche il morale alla sua parte. Ed eccolo inquadrato in questo momento, e lui solitario in testa a questa quarta prova del Giro d'Italia di ciclocross. Ricordiamo, vi stiamo trasmettendo in diretta da Silvelle di Trebaseleghe. Eccolo qua Enrico Franzoi. Grazie a Riccardo Bigolin, che rivedremo sicuramente settimana prossima a Rossano Veneto per la quinta prova del Giro d'Italia ciclocross, perché ci ha raggiunto il commissario tecnico Scotti. Buongiorno Scotti, allora un Franzoi che sta dominando questa quarta prova Buongiorno di a oggi. Tutti, sì, beh, Enrico Franzoi sta dimostrando un'ottima forma, non a caso è 10° in classifica generale nella Coppa del Mondo, un atleta che quest'anno ha cambiato completamente il suo modo di correre, ha fatto tanta mountain bike e quindi si sta trovando molto bene anche su dei percorsi che prima non si trovava bene. Intanto ecco qua in l'inquadratura, vedete Scotti bardato in tricolore qui in postazione, ci ha raggiunto, mentre qua uno dei due fratelli, Daniele Braidot, che guida questo terzetto con Lorenzo Samparisi. Questo invece è Gioele Bertolini, che ha perso un po' il contatto, era in lotta per il terzo secondo posto. Gioele Bertolini negli ultimi giri ha perso un po' il contatto, mi sembra di capire, mentre Franzoi sta arrivando per concludere il quinto giro. Rilancia l'azione, sì, Fausto, diciamo, rilancia,
sta facendo una grande performance, questo è il segnale importante in vista della Coppa del Mondo, la quinta prova della Coppa del Mondo che si svolge a Roma all'Ippodromo delle Capannelle. Sì, stiamo preparando già adesso Namur e Zolder proprio per poter portare i ragazzi in ottima forma. Intanto faccio un augurio a Marco Aurelio Fontana che ha avuto un piccolo percorso, diciamo una piccola influenza, è stato influenzale, ma comunque si sta preparando per arrivare dai suoi tifosi. Noi siamo pronti per le due prove prossime di Coppa del Mondo, ci stiamo organizzando bene per fare un'ottima figura come al solito sulla prova di Coppa del Mondo di Roma, e in particolare un ringraziamento va fatto a chi ci sta vicino, alla Sella Italia, alla famiglia Bigolin e alla Norte della famiglia Piva. Intanto qua l'inquadratura ancora per il solitario Franzoi, lui è già transitato, gli mancano due giri al termine per la sua prova, e qua è la lotta per le posizioni, le restanti posizioni sul podio. Le restanti posizioni sul podio, vediamo che stanno arrivando in questo momento Elia Silvestri che ha raggiunto Luca Braidot, e in testa a questo terzetto c'è Mirko Tabacchi, quindi Tabacchi e Silvestri sono riusciti a raggiungere Luca Braidot. Sì, sono atleti molto validi, abbiamo visto anche Elia Silvestri che si sta rimettendo in forma adesso, sempre della Serie Italia Querciotti. Mirko Tabacchi è l'atleta che poi comunque ha conquistato anche il titolo nazionale di cross country organizzato nel Lazio a Nemi. Adesso vediamo questo trappello tra con Paccagnella, la maglia rosa di Brian Falaschi, e i San Parisi che comunque ecco fanno parte del vivaglio degli Under 23. E abbiamo visto passare tra questo gruppo e quello di prima anche Gioele Bertolini, che quindi ha adesso un ritardo di circa 18 secondi nei confronti di quelli che sono gli atleti che stanno lottando per le due posizioni del podio, che sono in tre: Tabacchi, Silvestri e Braidot. Gioele Bertolini è passato un ritardo di 1 minuto e 23 nei confronti di Enrico Franzoi, che sta facendo corsa solitaria, Paccagnella, San Parisi e Falaschi, 1 minuto e 33 di ritardo. Sì, diciamo Gioele Bertolini è un ottimo atleta, quest'anno ha conquistato un terzo posto al mondiale di cross country e una medaglia d'oro nella staffetta. È un atleta che sta crescendo moltissimo, è un primo anno, ha già dimostrato di andare molto bene nei campionati europei, ha conquistato un buon piazzamento, un 14° posto, un atleta che stiamo tenendo un po' a freno per farlo crescere in tranquillità e in serenità. Ecco qua la pedalata potente di Enrico Franzoi. Ricordiamo per i telespettatori che si fossero sintonizzati solo in questo momento con il nostro canale, che Enrico Franzoi è in testa alla quarta prova del Giro d'Italia di ciclocross da Silvelle, dopo un primo metà giro in cui c'era in testa il suo compagno di squadra Silvestri, ha preso decisamente la testa della corsa e da allora è un continuo migliorare nei confronti di quelli che dovrebbero essere i suoi inseguitori, ma in realtà stanno perdendo terreno ad ogni tornata nei suoi confronti. Sì, Enrico sta facendo grosso forcing, si sta preparando moltissimo perché comunque vuole dimostrare di esserci, è un atleta di spessore, questo diciamo che è il suo terreno ma al 70%, se ci fosse stato ancora un po' di fango ancora poteva spingere ancora di più. Vedete che comunque ha cambiato completamente il suo assetto in bicicletta, la sua postura è completamente cambiata rispetto agli anni precedenti, adesso è molto più raccolto in bicicletta e riesce a guidare molto meglio degli anni precedenti. Prossimo appuntamento con la nazionale italiana, prima di congedarti e salutarti, prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento, adesso intanto si correrà la prossima settimana a Rossano Veneto, dove ci sarà la prossima tappa di girare del cross. Il 15 faremo Vedelago, dopodiché si partirà per la Coppa del Mondo di Namur, dove faremo la selezione degli atleti migliori che abbiamo in Italia. In bocca al lupo, ci vedremo settimana prossima allora a Rossano Veneto. Grazie a voi e grazie a tutti. Grazie al commissario tecnico Scotti. Allora, torniamo in sede di telecronaca con questa inquadratura di Franzoi, sempre più solo. Allora, ripetiamo il suo vantaggio, 1 minuto e 4 secondi, una cavalcata solitaria. È ritornato Luca Bramati, prima con Bigolin al quale hai ceduto la postazione. Ricordavamo, proprio lui ricordava quanto sia gravoso l'impegno di riorganizzare questa gara dopo il grande passato storico di questa gara, no? Beh, sicuramente sì, oggi anche la situazione
a livello finanziario italiano purtroppo non è delle migliori, quindi anche lui, che la famiglia Bigolin comunque con la Sella Italia è sempre stato vicino a Cicco Cross, fanno fatica, e quindi se fanno questi sforzi ci tengono veramente tanto all'amicizia che c'è stata con Armando e soprattutto questo paese, perché questo paese è veramente la storia del Cicco Cross. Qui abbiamo fatto delle battaglie bellissime, che è giusto che continuino. Il tuo successo nel 1996 qui a Silvelli. Sì, sono riuscito a vincerne una, e tra l'altro correvo con la maglia di Armando, della Silvellese proprio. Ho fatto tante battaglie con Pontoni, con Eregers, i belgi, con lo stesso Scotti Fausto, che ha beffato un campionato italiano. Io non c'ero nel campionato italiano lì. Io, tra l'altro, l'assurdo era che quando Fausto ha vinto l'italiano io ero ai box con la sua bicicletta che gli facevo il tifo, perché avevo dei problemi fisici, ero stato malato ed ero ai box con la sua bicicletta, e lui ha vinto il campionato italiano, quindi gli ho portato bene anche lì a Fausto. Insomma, anni in cui si correva qui la gara di Super Prestige, no, a Silvelle di Trebaseleghe. Franzoi sempre sta avvicinandosi a sentire, ecco, lo sentite anche voi credo con effetto sonoro, la campanella che indica che mancano 2 chilometri, 600 metri per Franzoi per levare le braccia al cielo in quella che è una vittoria che appare sacrosanta, no? Visto la prova superba che ha fatto. Ecco qua il replay. Sì, una grande prestazione, sta facendo un agronometro individuale, perché questa è una specialità che equivale a un agronometro individuale, sempre in soglia, fuori soglia. È chiaro, con il vantaggio che attualmente Franzoi non sta più in fuori soglia, sta in soglia, sta controllando la situazione, ma ha un grande sforzo, una gara che dura 60 minuti dove bisogna dar tutto. Assolutamente sì, si parte come una fucilata e si arriva anche peggio, quindi adesso lui è un po' più tranquillo perché ha un bel margine da gestire, però mi sarebbe piaciuto vedere la moto, la velocità che ha passato, perché a vederlo a vista d'occhio secondo me andava a più di 35 all'ora da come è passato qua sul rettilineo d'arrivo. Sì, rilancia l'azione continuamente e soprattutto rilancia l'azione con grande facilità, con grande scioltezza nel gesto. Ecco qua, ce lo ripropone proprio Nazareno Balani, e in assoluto controllo di questa gara Enrico Franzoi, lo dicevamo alla vigilia, era lui il grande favorito e sta mantenendo. Adesso sarà interessante seguire questa lotta, la lotta per le posizioni del podio. Mi sembra Braidotti in difficoltà, no? Con Tabacchi e Silvestri che stanno guadagnando su di lui una ventina di metri. Sì, eccolo. Tra l'altro sono tutti e due, uno campione italiano di mountain bike e l'altro campione italiano di mountain bike sul giro secco, quindi comunque hanno fatto una bella stagione anche in mountain bike. Ecco, da sottolineare sempre Gioele Bertolini, che il primo anno che passa è qui che insegue e tira il gruppo lui dagli inseguitori. Ha fatto una bella gara Falaschi, perché si è gestito molto bene, infatti abbiamo visto che è andato a riprendere Gioele Bertolini, no? Ed è tra l'altro molto vicino, ricordiamo, per il discorso della vittoria nel Giro d'Italia, in questo momento lo vedete con la maglia rosa quando è inquadrato, Brian Falaschi a 64 punti. E naturalmente è importante per lui guadagnare posizioni per prendere più punti possibile. Oggi dovrebbe salire a 60, ma faremo dopo i calcoli con precisione Franzoi, e abbiamo visto proprio Falaschi gestendosi bene che è in rimonta, mentre mi sembra la lotta per la seconda posizione sia ridotta a Silvestri e Tabacchi. Beh sì, ho visto bene Silvestri e questo mi fa piacere, perché a Brugherio l'avevo visto un po' appannato e un po' in difficoltà. Adesso si vede che scatta bene, si rialza e rilancia bene la bici, quindi vuol dire che la condizione sta crescendo anche per lui. Ecco, sono 12 secondi di vantaggio di Luca Braidotti al momento quarto nei confronti di Bertolini, Falaschi e Paccagnella. Secondo te, intanto sta transitando Matteo Trentin, lo stile da stradista, momento. Mani basse, velocità su strada, infatti mette in crisi quelli che sono con lui a ruota, poi nel fango sicuramente paga un po', però qua è uno spettacolo vederlo passare. Anche perché lui tira il collo anche a quelli veri stradisti quando è in strada, Matteo. Grande forza e grande futuro per lui, anche se grande presente, perché
ricordiamolo, l'unico vincitore italiano in una tappa del Tour de France è stato lui, tra l'altro l'ultimo italiano che aveva vinto una tappa al Tour de France prima di lui era stato Petacchi nel 2010. Eccolo, meritata questa inquadratura per il trentino Matteo Trentin. Lui è di Borgo Valsugana. La bicicletta rosa è quella di Stibar, perché 2 anni fa, quando era campione del mondo, aveva fatto fare dalla Specialist queste biciclette particolari, perché vedere un corridore con una bicicletta campione del mondo con la bicicletta rosa era molto particolare. Ne ha fatta arrivare una dal Belgio e la utilizza lui, perché comunque hanno tenuto come sponsor loro e quindi usano la bicicletta di Stibar. Intanto vediamo qua una inquadratura per Luca Rossino. E allora sarà bello da seguire lo sprint per aggiudicarsi la seconda posizione in questa gara. Intanto Luca Orsino lo vediamo transitare inquadrato dalle nostre telecamere. Ma conoscendo bene Elia, cercherà di fare un allungo prima, nell'ultimo giro, perché per conquistare il secondo posto. Sì, beh, sicuramente, però ho visto Tabacchi comunque che si sta muovendo bene, sta tenendo bene la sua ruota, quindi sarà una bella volata e si giocheranno la seconda posizione. Intanto ecco qua che sta percorrendo l'ultimo giro Enrico Franzoi, ripetiamo 1:20 il suo vantaggio nei confronti dei due che sono i suoi più prossimi inseguitori, che sono Silvestri e Tabacchi. 1:20, un margine di sicurezza notevole, potrebbe anche permettersi il lusso di smettere di pedalare anche per ampi tratti, perché talmente è ampio il solco che è riuscito a creare in questa gara Enrico Franzoi nei confronti della concorrenza. Sì, infatti sta spingendo sempre di più con quell'ardore agonistico per fare una grandissima prestazione. Il vantaggio aumenta sempre di più. È chiaro che adesso hanno la libertà anche nelle retrovie i suoi compagni di squadra per un piazzamento lusinghiero. Penso che ce la possa fare Elia Silvestri ad ottenere il secondo posto, e potrebbe anche fare un grande risultato Gioele Bertolini. Ha recuperato molto Brian Falaschi, come tu hai segnalato Andrea, perché sono importanti, perché non ci sono tanti punti di differenza tra il primo, secondo e terzo e quarto, quindi fare un piazzamento nei primi 5 vorrebbe dire guadagnare tantissimi punti. Vorrebbe dire c'è Tabacchi che è davanti a Elia, ho visto da lontano, tanto Enrico arriva solitario ed eccolo qua, può veramente gustarsi questo momento. Enrico Franzoi verrà bene nelle foto ricordo, perché è assolutamente solo in questo arrivo. Enrico Franzoi vince per la seconda volta in stagione in questo Giro d'Italia del ciclocross. Grande vittoria per Enrico Franzoi, e lui il primo al traguardo, quindi 30 punti per lui, sale a 60 punti. Adesso andiamo a vedere, attendiamoci tra una quarantina di secondi dovrebbero arrivare Silvestri e Tabacchi, con Tabacchi che aveva preso un leggero vantaggio. Erano in due a lottare per la seconda posizione, Tabacchi e Silvestri. Tra l'altro Silvestri in maglia gialla della Sella Italia Guerciotti, la stessa squadra del vincitore di oggi. E intanto, cosa rara, accade veramente poche volte che il vincitore di una gara possa commentare chi salirà sul podio tra qualche minuto con lui, perché Luca Bramati ha ceduto la posizione proprio al dominatore di questa prova, Enrico Franzoi. Allora seguiamo insieme l'arrivo per la lotta. Intanto 30 punti importanti, ecco qua lo sprint con Elia Silvestri e Tabacchi. Elia Silvestri maglia gialla, Tabacchi è uno sprint che vale la seconda posizione per questa gara, ed è sembra proprio Tabacchi, però c'è proprio una grande incognita. Chi hai visto prima, Franzoi? Ma è un po' incerta la volata, mi pareva quasi Tabacchi, però non so. Anche a me è sembrato Tabacchi, però vediamo adesso. Intanto qua arriva con Falaschi che va a vincere, e intanto il computer, vediamo cosa dice. Dice Elia Silvestri, per ora la graduatoria però è ufficiosa, non è ufficiale.
Per ora dice Lia Silvestri, quindi sarebbe una doppietta con Tabacchi del gruppo sportivo forestale in terza posizione, poi Braidot in quarta posizione, Luca Braidot, e Falaschi in quinta posizione, quindi ha rimontato Falaschi negli ultimi giri. Gara assolutamente dominata, Franzoi. Ma oggi ci tenevo particolarmente a vincere perché la gara si svolge vicino a casa mia. Io sono originario di Mogliano Veneto e vivo a Vicenza, nei pressi di Vicenza, per cui per me era importante vincere oggi. E intanto l'arrivo di Ursi con Fruè, vediamo altro sprint, stanno lottando per la nona posizione. San Parisi, Lorenzo San Parisi va a chiudere in nona posizione con Martino Fruè in decima posizione. E adesso sta arrivando anche l'atleta dell'Omega Pharma Quick Step, Matteo Trentin, lo stradista. Buona prova comunque per Matteo. Allora Enrico, tu hai avuto la sfortuna a Brugherio, no? Di una gara in cui hai buttato via 30 punti che erano già quasi tuoi. Sì, ho buttato via praticamente quella gara lì perché ormai era, mancava un giro e mi sono dovuto purtroppo ritirare perché l'uasto meccanico è stato sfatto appena passato i box. Oggi mi sono rifatto, per cui sono molto contento. Ecco, per te situazione ideale, no? Questa compattezza del terreno che ti permette di spingere. Sì, è un terreno un po' particolare qua a Silvelle, perché anche se sembrava asciutto era gommoso il fango, per cui bisognava andare molto di potenza. Intanto guarda, c'è lì Mauro Zamprogna che ti chiama perché giustamente devi andare sul podio a ricevere l'applauso del folto pubblico di Silvelle. Intanto ti puoi rivedere nel replay, questa è una bella inquadratura del tuo arrivo in solitario. Hai avuto almeno metà giro per pensare come festeggiare, no? Perché eri talmente tranquillo. No, è bello avere questo il tempo per poter godersi la vittoria, per cui meglio così non poteva andare. Intanto qua lo sprint, vediamo, sembra Tabacchi, infatti adesso il computer da Tabacchi, salutiamo Franzoi, noi tanto ti rivediamo sul podio. Ciao. Complimenti per la splendida vittoria. Complimenti per la splendida vittoria, giustamente Mauro Zamprogna lo reclama perché deve iniziare la cerimonia protocollare di premiazione. Abbiamo visto una gara Gigi senza tanti problemi meccanici, no? Il problema meccanico che ha segnato invece pesantemente la gara di Franzoi a Brugherio, una gara che è filata via liscia. È stato bello il duello alle spalle di un Franzoi che era superiore a tutti nettamente. Sì, è stato proprio così, la giornata bellissima, non ci sono stati incidenti meccanici, cadute, scivolate, e Franzoi oggi ha dimostrato veramente di essere in grandissima forma, in forte crescita di condizioni, e questo ci lascia ben sperare nelle prossime prove che ci saranno per quanto riguarda la Coppa del Mondo. Le prossime settimane ci sarà la quarta prova, il 5 gennaio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma la quinta prova. Ecco, io mi auguro di vedere un Franzoi che ho visto oggi anche il 5 gennaio a Roma, per dare una grande soddisfazione agli appassionati del Cio Grosso. Ecco, ricordiamo però che settimana prossima, intanto qua l'arrivo di Falaschi con Bertolini che esulta, lui under 23, settimana prossima da Rossano Veneto, quinta prova del Giro d'Italia Ciclocross, lo trasmetteremo in diretta. Intanto qua con le nostre telecamere Nazareno Balani va proprio a pescare Enrico Franzoi, che si appresta a salire sul gradino più alto del podio, un dominatore in questa quarta prova. Intanto si susseguono gli arrivi, allora facciamo chiarezza. In questo momento è arrivata la pressoché ufficialità della seconda posizione di Mirko Tabacchi, è stato un photo finish a decidere la seconda posizione su Elia Silvestri. Luca Braidot in quarta posizione con un ritardo di 1 minuto e 26 da Franzoli. In quinta posizione Falaschi, che è arrivato nel gruppetto con Bertolini e Nicolas Samparisi, e insieme a loro c'era anche Thomas Pacagnella. Ecco qua intanto un altro grande protagonista, Silvestri. Partenza sprint per lui e poi ha cercato di conquistare la seconda posizione allo sprint. Intanto il campanile di Silvelle, vedete una giornata splendida, una giornata di rara bellezza per quanto riguarda le condizioni meteo dopo le perturbazioni dei giorni scorsi. Un bel sole
invernale non c'è neanche una nuvola e tanti tanti bambini abbiamo visto, oltre a questo bambino che ci saluta dalla telecamera, tanti veramente giovani protagonisti, e tanti giovani protagonisti li abbiamo fatti vedere all'inizio della trasmissione proprio nelle rispettive categorie. Ecco qua l'atleta della Forestale, Tabacchi, seconda posizione per lui, bella gara. Hai visto bene allora, per pochissimo secondo Tabacchi, una bella volata al foto finish. Non ci rimane da aspettare il ritorno di Marco Aurelio Fontana, perché ci sarebbe stato oggi, sarebbe stato un grande spettacolo vedere questo scontro. Un grande spettacolo, dal momento che è uno degli atleti più forti, uno degli atleti più forti, e per cui aspettiamo domenica di vedere, sabato, a Rossano Veneto in provincia di Vicenza, questa quinta prova, che sarà spettacolosa, perché con Marco Aurelio Fontana sicuramente ci sarà una grande battaglia. Ed ecco qua, va a salire sul gradino più alto del podio Enrico Franzoi in sua compagnia, Tabacchi, il compagno di squadra, la Sella Italia Guerciotti Silvestri, e questo è il podio della quarta prova di ciclocross, e in maglia rosa dovrebbe rimanere Falaschi in virtù della sua quinta posizione, e quindi anche ancora settimana prossima vedremo Falaschi in maglia rosa, con Franzoi che però sale a 60 punti dopo i 30 conquistati nella prova di Assisi. Per ora sta premiando la continuità di Falaschi per quanto riguarda la lotta. Ricordiamo, dopo Rossano Veneto ci sarà la prova a Vedelago e poi la chiusura a Paterno, a provincia di Potenza. Intanto vediamo un po' il consuntivo di quanto è successo in questa prova, con la partenza, con il via alle ore 13.45, con Silvestri, Miguel Martinez, il francese che abbiamo visto protagonista al primo giro, poi naturalmente in carenza di condizione il vecchio campione francese ha perso posizioni via via con l'andare della gara. Andiamo a vedere se ha concluso in 17esima posizione Miguel Martinez, e qui torniamo con le immagini dirette. Miguel Martinez ha concluso in 17esima posizione, Matteo Trentin invece in 12esima posizione. Ecco qua Franzoi che si disseta con le bollicine che sono classiche di questa zona d'Italia del nord-est. E quindi un campionato, un Giro d'Italia di ciclocross tutto da decidere, proprio in virtù del vantaggio costruito con la costanza dei risultati da Falaschi su un Franzoi in netta rimonta. Sì, penso che rimane il grande favorito per la classifica finale, perché quello che ha fatto vedere oggi ha una marcia in più degli altri, quindi quando corre in Italia il numero uno incontrastato, soltanto Marco Aurelio Fontana può creare qualche problema per Franzoi. Comunque da ammirare la prova di Brian Falaschi, perché c'è stato a metà percorso e l'ho visto leggermente in difficoltà, mentre ha recuperato nel finale ottenendo un lusinghiero piazzamento. Abbiamo visto intanto il passaggio al termine del primo giro proprio con Miguel Martinez in testa al gruppetto che comprendeva anche Elia Silvestri e Franzoi, che poi ha rotto gli indugi, e proprio a metà del secondo giro Franzoi ha salutato la compagnia e ha fatto quella che poi si è rivelata una cavalcata solitaria, mentre alle sue spalle vedete qui Silvestri proprio in compagnia di Tabacchi cercavano di non perdere contatto vanamente proprio con il dominatore di questa prova di Silvelle. E qua Falaschi nei primi giri ha tenuto un passo costante che poi l'ha premiato alla fine, perché è riuscito a recuperare posizioni su posizioni fino ad arrivare a un ottimo quinto posto per lui. Sì, perché si è saputo gestire, si è gestito bene, si è trovato in difficoltà, perché il ritmo imposto da Franzoi ha fatto male a tanti concorrenti, tra i quali Brian Falaschi, ma nel finale si è ripreso, è riuscito a stare poi con il gruppetto degli immediati inseguitori, per cui una bella prestazione la sua. Intanto è ritornato in postazione Luca Bramati, allora un commento su questa prova, ma soprattutto in prospettiva futura. No, mancano ancora tre prove, 90 punti, Franzoi il più forte, però Falaschi costante, e qui ha un bel vantaggio anche da difendere per la maglia rosa. Sì, beh, sicuramente per Enrico
recuperare 1-0 come ha fatto la scorsa volta, la scorsa gara, sarà difficile. Se Falaschi sarà sempre regolare così, sarà difficile strappargli la maglia, però lui sicuramente punterà a prepararsi bene per il mondiale, come è giusto che sia, perché è uno dei primi adesso dentro nei 10 al mondo, quindi sicuramente punterà a quello. Ecco, in prospettiva mondiale, Franzoi ci potrebbe regalare una grande soddisfazione, no? Ma nel ciclocross tutto è possibile, nel senso che serve anche tantissima fortuna. Devi essere forte, ma devi essere anche fortunato, perché se ti capita qualsiasi cosa, abbiamo visto tanti buttare via i mondiali. Quindi lui è uno che ha già fatto una medaglia di bronzo a livello mondiale, a livello dei big, quindi non è da sottovalutare. I belgi lo sanno e lo tengono d'occhio comunque, quindi se la giocherà, se arriverà alla condizione ideale a fine gennaio, vuol dire che comunque può giocarsi il mondiale. Ricordiamo, nel 2007 vinse la medaglia di bronzo, lui che è stato campione del mondo Under 23, no? A Monopoli. Sì, però l'Under 23 è una bella conferma, nel senso che vuol dire che comunque ci sei, però quando passi insieme ai giganti belgi, e sono quelli degli elite, lì diventa un vero salto di qualità. Essere lì davanti e prendere una medaglia, secondo me vale di più una medaglia di bronzo che ha fatto nei grandi che neanche un mondiale di lì. Vuol dire che comunque hai un bel futuro, però devi comunque crescere. E qua la riproposizione dell'arrivo di Franzoi. Intanto abbiamo visto sul podio vestire nuovamente la maglia rosa proprio l'italiano, anche se vive in Svizzera, Falaschi, con Gioele Bartolini. In prospettiva, Gioele è un ragazzo che può regalarci grandi gioie. Sì, Gioele, diciamo che da qua a un anno, due anni, comincia a crescere ancora. Ecco la volata del secondo posto. Foto finish, è come su strada qua. Sì, proprio incredibile, un arrivo al foto finish per sancire. E noi siamo in chiusura, bella quella scritta "Ciao Armando", era anche il nome di questa prova in memoria di Armando Zamprogna, questa quarta prova del Giro d'Italia di ciclocross. Io ringrazio Nazareno Balani per la regia puntuale, Gigi Sgarbozza per il commento tecnico, Luca Bramati per il supporto che ci ha dato. L'appuntamento quindi con il ciclocross è con la diretta di settimana prossima da Rossano Veneto. Vedremo se Franzoi avrà la capacità di ripetersi e vedremo se Falaschi avrà la capacità di difendere ancora la sua maglia rosa. Quindi è tutto per quest'oggi per il ciclocross da Andrea De Luca. Un buon pomeriggio, non cambiate canale e seguite i programmi di Rai Sport. Buon pomeriggio a tutti voi.